sera diamo una delega piena al sindaco per eventualmente anche ricontrattare un accordo di programma. Quindi lo dico con certa anche tristezza, perché insomma è passato molto tempo, poi qua abbiamo visto, insomma abbiamo sentito una lettura storica insomma, abbastanza strana. In realtà, lo dico ai consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, o chi era in maggioranza prima, poi è passato all'opposizione e viceversa. Cioè, i documenti raccontano la storia di quello che è successo in questi anni. Cioè, gli anni del contenzioso e del contenzioso nei confronti di finanza progetti sull'area di Padova Ovest, che non è stata voluta dall'amministrazione Bitonci, ma dal famoso accordo Galanzanato, va bene, con Finanza Progetti, Palladio Finanziaria, su cui insomma ci sono delle indagini importanti anche in corso. Quindi non è un accordo quello che ho voluto io, che ha voluto l'attuale opposizione, ma un accordo dell'attuale maggioranza. Quindi è anche difficile adesso, io capisco questo tentativo di rilettura, questo salto insomma mortale che sta facendo questa maggioranza cercando di cambiare le carte in tavola. Il vostro progetto, cari colleghi del Partito Democratico, quindi di un movimento politico, di un partito ben strutturato, con organi, con segretari, con il segretario che attualmente è il portavoce del sindaco e che dichiarò a suo tempo, insomma bastate guardate su internet, che l'ospedale a Padova Est non verrà mai realizzato. Il Partito Democratico voleva il polo a Padova Ovest.